Bentornati in questo nuovo episodio di Nomadcraft. Siamo ancora qui e vorrei farvi vedere una cosa che è successa durante la notte. E scommetto che direte: ma what the fuck? E è quel che ho detto anch'io praticamente quando ho visto quel che era successo nella globalità della cosa. Ok, un attimo. Bravo, che hai caricato il mondo. Ok, guardate, questa roba è un'esplosione di creeper. E queste cosa sono, secondo voi? Sono altre tre esplosioni di creeper una dentro l'altra. Cioè, rendetevi conto, ragazzi. Ma questa io la chiamo sfiga potente, sfiga powa. E quindi, cioè, durante la notte mi sono esplosi addosso quattro creeper in realtà. Tre, praticamente uno addosso all'altro. Si volevano uccidere a vicenda. E poi uno, boh, è arrivato lì così, diceva: ehi, non mi avete aspettato, adesso mi incazzo. Ed è esploso. E non è stata una bella cosa, secondo me. Quindi vabbè, sì, devo andare a prendere dell'altra ghiaia. Quindi adesso fermo un attimo la registrazione e ci ritroviamo qui tra poco. Ciao a tutti. Ok, eccoci tornati. Ho abbastanza greve, stavo già cominciando e poi mi sono ricordato che dovevo aspettarvi. Mi spiace. Ok, comunque, guardatemi, non vi sembro la signora in giallo? Ok, scusate. Comunque, no, seriamente, dai, ci assomiglia un sacco, no? A una vecchiettina con l'ombrellino e il cappellino giallo. Ok, scusate. Basta. Sto completamente delirando. Ok, allora. Che palle. Cioè, quando non registro non lagga per niente. È una cosa molto triste. Molto molto triste. E quindi va buona. Allora, passiamo di qua attraverso Los Alberos. Indovinate che seconda lingua faccio. Ok, scusate. No, ok, non era una bella battuta, però vabbè. Ok, passando attraverso gli alberi qui. Dovrei ribattezzare questa serie La Signora in Giallo. Mi piace come nome, no? È molto figo. Ma perché? Ma stupido lag. Perché devi scassare così tanto? No, giusto così per sapere. Perché? Me lo vuoi dire? Ecco, e ne piazzo due alla volta. Vive al risparmio. Non vi immaginate quante punte di freccia ho trovato? 16. Scavato tipo 64 di gravel, 16 punte. Cioè, di solito quando scavo 64 di gravel trovo due punte, perché cerco le punte. Invece quando cerchi la gravel, solo punte e niente gravel. Cioè, ma che cazzo? Ma che cazzo? No, sei un vigliacco. Allora, qui chi se ne frega, poi. Ma questa zona è piena di mucche. Io sto continuando ad uccidere mucche e non muoiono. Sono immortali. Cioè, se le mucche sono immortali. Highlander, l'ultima mucca immortale. Ok, basta. Oh, un lupo, 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 vieni qui, lupo, 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 lupo. Bravo lupo, vieni, vieni. Vieni Rex. No, no, oh, bravo, ok. Oh, beh, dai, ne ho usato soltanto uno. E il lag mi ha fatto usarne tipo altri tre. Oh, ottimo. Ho già due lupi. E quindi posso farli procreare. Tu sei mio, vero? Ok, bravo. Oh, sei con me o sei contro di me, stupido lupo. Ok, uccidimi questa mucca. Forza ragazzi, all'attacco. All'attacco! I miei lupi assatanati che vanno ad uccidere la preda. Su, lupi assatanati, uccidete la maledizione. Oh, bravi. Così vi voglio. Reattivi. Ok, allora. Ora che ho finito di dire scempiaggini, mi sono già perso. No, non è vero, dai. Però addomestichiamo un altro lupo. Ciao lupo. No, non scappare. Non scappare, maledizione. Non scappare, stupido lupo. No, lupo, no, non ti infilare tra quegli alberi. Bravo lupo. Bravo, 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 bravo. Adesso ti darò tutti i miei ossi. Ok, non ce n'è stato bisogno. Ottimo.
Ottimo, ottimo. Non sta laggando tanto, no. Ma figuriamoci. Oh, finalmente ho ritrovato il mio fighissimo sentiero. Fighissimo sentiero. Ok, lì davanti ho visto una miniera. E visto che non sono ancora andato in miniera in questa stupida serie, ci dovrò andare adesso, giusto? Se magari il lupo si leva. Ok. Ok, poi distruggiamo anche questo blocchino di terra handicappato. Poi distruggiamo questo stupido albero handicappato. Si noti che sono tutti handicappati quelli con cui ho a che fare. E questo è piuttosto triste. E io sto tanto piangendo, non vedete? Non vedete come sto piangendo? Ok, basta. Questo blocco è lì così perché si diverte. Sta laggando troppo. E... oh, mitico. Ok. Dai, ma perché me ne metti due alla volta? Orco handicappato. Porco handicap. Ok. Ok, così. Ok, fatto. Adesso bisogna ritrovare la miniera sperduta di prima, che non mi ricordo già più dov'è. Grandioso. Ok, forse era un po' più in qua. Oh, eccola qui, ottimo. Non è che sia una grande miniera ora che la vedo meglio, però vabbè. Accontentemoz. Accontentamoz. O accontentemoz. Aspetta, ma sto parlando una lingua che non esiste. Oh mio Dio, ho colpito il mio lupo. Scusa lupo, scusa, ti voglio tanto bene. Scusa. Ok, scusa. Perché ogni tanto ti attaccano se li colpisci. Cioè, quelli, anche quelli addomesticati, che in teoria non dovrebbero. Se li colpisci diventano satanati e ti attaccano. E quindi preferirei evitare che i lupi si assatanino. Ok, quindi magari scendiamo da un sentiero un po' più comodo. Tipo così. E dai. Ma dai, ma che palle, che lag. Zica, ma quanto era profondo sto buco? Ok, così. Scendi. Ok. Poi così, poi così. E poi così. No, ma perché? Ma che cavolo? Ma me ne piazza due alla volta. Eccoci qui. Questa allegra e solare miniera sarà la nostra casa. Perché non ho voglia di cercarmene un'altra. Ok, allora che... allora. Pianta di laggare, che pizza. Oh, ma... porcando cappato, porcando cappato, porcando cappato. Ok, ce l'ho fatta. E poi così. Oh. Ma perché? Che cavolo, ma... stupido laggatore. Ok. E per d'incibacco, dato che mi avanzano 7 pezzi di roccia, con cui non ce la farò mai a tappare questo porco handicappato buco. Vabbè, io ci provo, Però probabilmente non ce la faccio. Posso farmi anche gli stivalozzi, quelli di pelle. E così sarò super equipaggiato. Wow. Poa. Ok, allora. Ok, evitiamo di sprecare roccia. Ok. Ora.
Oh, beh, dai, c'ero quasi. Ok, adesso tappiamo provvisoriamente questi buchi con la cobblestone. Ok. Oh, ma stupidi lupi, venite qui, lupi del cavolo. Per non dire di peggio, ovviamente, ma visto che potrebbero esserci bambini in ascolto, poveri cicci. E ok. Ok, allora tu stai seduto qui, poi. Ok, poi tu stai seduto. Seduto. Fido, seduto. 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 Maledizione, ok. Allora, oh, coloriamoli il collare di giallo, dai. Ma sì, visto che sono la signora in giallo, coloro tutti i miei cani di giallo. Ha senso. Ha molto molto senso. Quindi anche tu giallo. Ok, ottimo. Allora, tu ti chiamerai giallognolo. Tu ti chiamerai pisciasotto. E l'altro, vediamo un po' dove sei. Dove sei? Oh mio Dio, dove sei finito, Jeremy? Ok. E tu ti chiamerai Jeremy e ti lascerò il collare. Perché non ci ho sbatti di farti anche a te il collare giallo. Ok, quindi giallognolo, pisciasotto e Jeremy. Sono i miei tre cani. Bei nomi, eh? Ho scelto bene, ho un occhio per i nomi. Anche se non servono gli occhi per i nomi. Ok, scusate. Sì. Vediamo un po' se la carne cruda dovrebbe. Oh mio Dio, no, non te la volevo dare in questo modo, maledizione. Tu rialzati e tu, tipo, prendi anche tu, rialzati. E se io ti do la carne, in teoria tu dovresti innamorarti del tizio là. Questo qui. E invece non succede niente, maledizione. Sto sprecando la carne. Oh no, sta succedendo qualcosa. Sì, mi piace. Sì, oh, sì, figo. Ha funzionato. E dovrebbe avere il collare giallo, il piccolino. Oh, che storia triste. Ho appena assistito ad una nascita. E tra poco assisterò ad una morte. Ok, scusate. E ciù. Ok, allora, intanto appianiamo gli angoli della nostra casupola. Poi allora Jeremy lo lasciamo fuori di casa perché ha fatto il cattivo. Ha fatto il cattivo Bau Bau. E quindi lo lasceremo fuori di casa a morire al freddo in mezzo agli zombie e ai creeper. Ah sì, lo so, sono malvagio, lo so. Ok, dunque così Vodendor. Jeremy, torna qui. Ok, vabbè. Scherzo, resta fuori. No, ah, aspetta, ma quello non era Jeremy, era Pisciasotto. Pisciasotto, no, non te ne andare. Ok, vabbè. Andate bene pure. Non ho bisogno di voi. Io sto bene qui, da solo. Al freddo. Al buio. Anche se ho appena messo una torcia. È buio comunque. È tanto triste questa cosa. Ok, scusate, ma mi sa che questo episodio sta giungendo al suo naturale compimento, cioè sta per morire. E quindi direi che dopo aver scavato questo carbone. Ah, per il lag di stavolta, mi sa che nel prossimo episodio non ci sarà più, però non vi assicuro niente, visto che non sono capace di assicurare, perché non ho una ditta assicurativa. Ok, non basta. Però dobbiamo per forza finire questo episodio in giallo. E quindi guardate un po' che cosa sta per accadere se si muove. Ok, guardate un po', guardate un po', sono tutto giallo, già. Avete capito bene adesso se si muove a mettermi ok, guardatemi. Sono non sono molto figo, sono non sono molto figo. Sembro davvero la signora Fletcher. Ok, va bene. La signora Fletcher vi saluta. Al prossimo episodio. Ciao.